è una paura questa intelligenza artificiale o può essere anche un'opportunità? Dal mio punto di vista è certamente un'opportunità che va gestita e assolutamente anche accompagnata con estrema attenzione a quelle che potrebbero essere le situazioni in cui poi si possono rivelare delle criticità, si possono verificare. Però il nostro obiettivo invece è quello di accompagnare i processi, consentendo alle persone di formarsi e riqualificarsi per quelle che sono le sfide in atto e soprattutto quelle che saranno le sfide da cui ai prossimi anni. Io credo fortemente nel fatto che la tecnologia debba essere di ausilio all'uomo anche in tutte quelle attività che necessitano di ulteriori presidi. Le applicazioni di intelligenza artificiale per la sicurezza sul lavoro sono estremamente interessanti e importanti, soprattutto per proteggere la vita delle persone ed evitare che i lavoratori e le lavoratrici siano esposti a rischi che possono essere molto pericolosi. Allora ecco che utilizzare in questo modo l'intelligenza artificiale poi ci consente di portare i servizi a casa delle persone, quindi fare investimenti in settori strategici come quelli della cura e dell'assistenza alla persona e soprattutto sviluppare anche nuovi processi di produzione che però devono essere fatti con attenzione e soprattutto nel rispetto di tutte quelle che sono le tutele e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. La sfida è proprio quella di comprendere in che modo accompagnare e normare questi processi senza negarli, perché l'evoluzione tecnologica non è fermabile e in taluni casi se lo facessimo potrebbe anche invece avere un esito negativo, ma invece cogliere l'opportunità per rendere il nostro mercato del lavoro, il nostro mondo del lavoro molto più efficiente e consentire quindi un miglior incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Nel decreto coesione recentemente abbiamo inserito una serie di interventi proprio a sostegno dell'autoimpiego e quindi della creazione dell'impresa giovanile. Per noi è importante investire sul talento e consentire anche ai giovani che hanno un'idea di essere accompagnati a svilupparla e soprattutto a gestire ovviamente